Midra, queste magliette, dove che le possono comprare? Che ce lo chiedono sempre. E noi però siamo chiari nell'esporre. Guardate la descrizione. Link va in bene? Descrizione, oh. Inserite Player Inside 20. No, Player, player 20. 20, che è il codice sconto. Avete lo sconto del 20% su queste magliette e altre, anche per i giovani, esatto. Reggipetti e tutto quello. Non questa, questa me l'ha regalato un fan che io... Se ne fotte, quindi. Saluto! Cioè, sì, salutiamo, allora. Però... Alieno Xenomorph sale e pepe shaker esclusivo per un idiota, quindi potrebbe essere vostro, ragazzi. C'è qualche idiota in ascolto? Beh, qualcuno ci sarà, no? Io per esempio, io sono un coglione, va bene? Raiden! Però un simpatico coglione. Andiamo avanti, va. Vendo per conto di una mia amica forno Samsung funzionante come da foto. Tutto a posto, no? La foto è perfetta. Aspetta, cioè... aspetta, aspetta. Quello lì è un pollo che si sta arrostendo dentro il forno? No, non è un pollo. Ok, allora è lui messo accovacciato? Sì. Lui o lei? Per fare la foto? Ma dico, state attenti ai riflessi, per favore. Ma poi funzionante come da foto vuol dire che l'hai guardata, rimirata, hai continuato, hai indugiato sulla foto fino a quando hai pensato va bene così. Che ne so, scrivi un garage pieno di panni per i pezzachiari, pantofole, scarpe da donna. Che ne so, scrivi un garage. Ma che vuol dire che ne so? È andata così, ciao, che cosa devo mettere nell'inserzione? Mettici, che ne so, scrivi un garage. E lui ha fatto copia e incolla e gliel'ha buttato nell'inserzione. I pezzachiari che sono? Io non ragazzi, lo so. Ragazzi, pezzachiari in napoletano, perché più o meno credo sia questo, no? Casertano. Che cos'è? Che vuol dire? Il gabinetto, puliscialo! Certo, non lasciare traccia del tuo operato. La carta, se la adopri, buttela nel cestino, non fare il cretino. La fare rima cretino. È raffinata, la rima è raffinata, però adopri in realtà è giusto. Ma puliscialo? Puliscialo, no, perché magari qualcuno si è adombrato appena visto adopri. È l'unica cosa giusta che c'è, perché adoprare in realtà è una forma antica, arcaica, di italiano volgare prima. Che noia! A me piace la linguistica, io se non ero qua a fare il coglione su YouTube, a quest'ora ero professore di filologia e romanza, ero, fossi. Venzo Zip Fast Rider, se siete interessati scrivetemi in chat, il prezzo è trattabile. Venzo, perché in realtà lo vende per... Vendo per conto di mio cugino Enzo. Okay. Venzo, Nicht den Boden besmuten, non lordare il suolo. Vabbè, è giusto. Non lordare il suolo. È giusto, è giusto. Vabbè, ma dai, ma che italiano è? È giusto, perché se tu metti il peso netto del suolo e ci metti la merda del cane, diventa peso lordo, complessivo anche di tara. Vabbè, in realtà... Tara, tra l'altro, tara... Che ne so, Tara, chi c'è Tara famosa? Tara Reid per me. Allora, posso dire una cosa? In realtà lordare è italiano, però un italiano arcaico, anche in siciliano, sporcare si dice alludare. Chi chiama alludare tutto il movimento che scappi loddi? Vento levatrice 5 kg. Come da foro? Vendo la lavatrice nuova, usata poco con 2 anni di garanzia della Ignis. La ladrice... Se si è proprio se è seccata, funziona bene e fa i vestiti molto buoni con funzione per pagare meno luce e ecologia. Vento, ho comprato quella da 9 kg, ma me ne frega un cazzo, per lavare le coppette, questa non la uso, quindi veto per mancato l'utilizzo. Stato in materiale sconosciuto ma molto. Cancerogeno. Questo è. Allora, innanzitutto sembra ottone. Però attenzione, perché il colpo di classe, no? È carina, rappresenta il pifferaglio. Ah, non l'avevo visto. Dillo tu pifferaglio. Pifferaglio. Perché lei ha questa mania di mangiarsi la GL. E io la rimprovero sempre, perché quando lei dice cosa fate voi, gli youtuber, fate i youtuber. Ripeti sempre le stesse cose, stai diventando tu, allora, dai, forza, GL, dillo. GL. E grazie. PC vedere, è lui là che si vede. Aspetta, ora faccio la foto al PC. La vicina fotografia va buona da così, perché non lo so, me ne immagino calabresi. Salutiamo. Salutiamo tutti i calabresi che fanno le foto male al PC col riflesso sullo schermo, ma sempre meglio di quello accovacciato che sembrava un pollo nel forno. Parete attrezzata, buone condizioni, poco trattabile, come vedi dalla foto, chiarissima. Certo. Ce l'ha fatta così la foto, aspetta. No, perché siccome fa schifo in realtà, la che la faccio furba, in maniera tale che non si capisce in realtà è una merda sta parete attrezzata, l'ho fatta. A Petro. Chiuos. E a Petro.
chi suo. Senza glutei. Ma questa è bella perché praticamente non ti arriva, sai quella ciccia che ti arriva nel gluteo? Senza glutei. Però, senza glutei non è bellissimo. No. Diciamo che è meglio un po' di gluteo. Un po' sì, ragazzi, viva un po' di gluteo perché un po' serve. Che lo vogliate o no, sarà la cosa che vi toccheranno di più nella vita. Sia che siate maschi, sia che siate femmine. Ma perché te chi te lo tocca il gluteo? Tutti, quando siamo alle fiere, tutti quanti io bello sto culo, e mi toccano. Non è vero, vivo in un mondo tutto mio fatto di ragazzoni che mi palpano. C'è Stello, richiudibile. Ah, meno male, è arrivato alla fine. È arrivato Stello. Salutiamo Stello, però, scusa, sei arrivato in ritardo. Dai, Stello, lo so che sei un tipo piuttosto aperto, ma tanto sei pure richiudibile, vieni qua, dai, forza. Telefonino smartphone. Telefinino smartphone. In ottime condizioni. La Goto non l'ho presa da internet. L'ho fatta io, è vero o no truffa? Ecco Monico. Non l'ha presa da internet la foto che è perfetta. Uno che non sa neanche premere un tasto. Uno per fare. Ecco Monico. iPhone è difficile da scrivere. Sì. L'abbiamo letto in tutti i modi, sì. Ma mai iPhone. Soprattutto considerando che è scritto sul retro, sarebbe facile. Vendo iPhone 4 per errato punto acquisto. Ho baratto con altro telefono. Io giuro che rinuncio a capirne la logica, perché non ce n'è. Vendo PlayStation 4 con 4 giochi, la bici ha 7 mesi di vita. Allora, il punto è questo. Io vendo la PlayStation 4 con 4 giochi. La mia bici? Ah, 7 mesi di vita, grazie, tutto a posto, mi ci trovo bene, mi diverto. Io non capisco la logica, me la spieghi? Sì. Non mi sfugge. Questo ha raccontato i cazzi suoi a un certo punto, però l'ha fatto senza punteggiatura. Tutto per l'arredo. Sì. Console, quadri e oggettistica. È tutto per l'arredo, cioè l'arredo è uno. No, c'è una città che si chiama l'arredo? Sì, c'è una città che si chiama l'arredo. Non lo so, te lo stai inventando. Chiama... Oggi è aperura. Quindi non apertura, cioè lo troviamo chiuso. Pennello per Faro. Allora, Faro è un cognome qua, sì. Quindi è per uno che si chiama Faro. Per la signora Faro. Esatto, è solo per lei. Sì. Caro Carmelo, c'è la signora della vellutata che ultimamente fa la no, come si, la snobby, e non la vuole più la vellutata. Today I'm English. Quindi mi dica in inglese gli ingredienti di questa pizza. Ok. Scusi, rido perché l'ha tradotta. Carmelo! Ecco, pecorino! Pecorino, come l'hai tradotto? Pecorino, che cos'è? Ha scambiato pecorino con una posizione del... chiaramente, invece si doveva tradurre cam, scritto C-U-M. Vendo Play 3 con 6 giochi originale, poi 2 control. Due control, cioè due preservativi, vi dà insieme alla mozzarella. Te li do così almeno vai. È come dire, un ben augurio per... E poi due control. Secondo te che cos'è questa cosa? Set K-colla. È un set K-colla, cioè un set che comprende anche la colla. No, è colla secca. Bravo. Ma set K-colla. Mi serve a chi vende così per Andressesso. Andressesso. A solo un euro non chiamate. Non ho capito, allora aspetta. Mi serve a chi vende così per Andressesso. A solo un euro non chiamate. E poi c'è il numero di telefono, ma che è? Smalti TV, bellissima veramente. Veramente, mamma. Bella Smalti TV, bellissima. Quasi tutti funzioni complete. È italiano, complate. Complate. Quindi bella complete. TV trattabile, sì. Ancora in carazia. Contattatemi, grazie, è una bellissima Smalti TV. E 40 pollici la TV e Sony. Con questi smalti davanti alla TV. Questi smalti tutte è diventata bellissima. Mouse da gaming. Vendi mouse da gaming. Vendi tu. Vendi tu, vende tu. Mouse da gaming con USB, va bene? 3.0, scusate, sto a pensare al risultato della magica. Veloce, fluido, vendo per inutilità. Acquistato 3 mesi fa, ho scintrino e garanzia trattabili. Raga. Questa era... Salutiamo i nostri amici romani. Salutiamo i nostri amici di Roma, che so, la maggior parte di quelli che ci seguono qui sopra YouTube. Sopra, ma magari non è di Roma. Vendo PlayStation 3, 2 joystick, 2 giochi. La PlayStation è in ottime condizioni. Un joystick ha gli analogici morsi dai cani dell'ex tutti proprietario così, e l'altro funziona a tratti, sì. Cioè se viene sbattuto funziona bene, se no attiva comandi che non vuoi usare. I giochi sono GTA 5, in cui praticamente vai a prostitute e tu non lo vuoi fare. Però fa così. Poi
sbatti un po' ed è simulativo, diventa. E Call of Duty Advanced Warfare, che non si sa come, tu non lo vuoi fare, ma diventa un gioco di corse di macchine. Esatto. Fai così e finisci il gioco. Chiudere la porta prima di entrare, grazie. Quindi, voi se la vedete aperta, chiudete. E poi a quel punto, non lo so, cioè... Le mie molecole passeranno attraverso! Wow! Oh, my love. Ghost, Patrick Swayze, eccetera, eccetera. Casper! Come sempre vi invitiamo a leggere la descrizione se volete inviarci gli annunci loli, lì c'è scritto tutto. Se Raiden si ricorda di scriverlo in descrizione. Non mandateli su Facebook! No, perché infatti... avete... Come lo posso no, dire? Su Facebook oscurate coloro che vogliono mandarci dei messaggi. Su Facebook solo messaggi che riguardano solo noi. Solo messaggi. Quindi quanto sei bello Raiden, Midna, quando sei bellissima, ma non sarai mai bella come Raiden. Come Raiden, in effetti è vero, in effetti l'ho notato anche io questa differenza, questo ordinaria amministrazione. E quindi noi su questo... Questo divario non è male, effettivamente. E ringraziamo.